siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Sappiamo tutti quanto, come le sorelle carissime, che stiamo celebrando la prima domenica di Quaresima, questo tempo santo che è iniziato con l'austera celebrazione dello scorso mercoledì e l'imposizione delle sacre cene. È uno dei tempi più santi dell'anno, è in assoluto più benedetto, più benedetti, ed è foriero di grandissime grazie. Se entriamo nello spirito di questo tempo, un po' la celebrazione di mercoledì, un po' quella della prima domenica di Quaresima, ci illustra e in cui siamo tutti invitati ad entrare. Le letture che abbiamo ascoltato, il Vangelo, come ogni prima domenica di Quaresima, presenta 40 giorni in cui Gesù digiunò nel deserto e subì, come ci raccontano gli evangelisti, le tentazioni del diavolo. Diciamo che durante il tempo di Quaresima la Chiesa attualizza e ci fa rivivere in qualche modo questo tempo. La preghiera che ho detto mercoledì proprio all'inizio della Quaresima, ho chiesto al Signore, a nome di tutti, dice: guarda Signore, facci vivere questo tempo come tempo di vera conversione, perché attraverso le armi della preghiera e della penitenza affrontiamo e vinciamo il combattimento contro lo spirito del male, cioè esattamente rifacciamo quello che ha fatto Gesù. Poi vedremo il fine di questo combattimento. Le altre due letture invece ci presentano sotto diversi aspetti il tema della fede. San Paolo, in maniera esplicita, nella seconda lettura dice queste parole testuali: se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore, con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. E ancora, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Quindi ripropone a noi il tema e l'importanza di ritenere Gesù Dio e Signore della nostra vita. Mentre nella prima lettura abbiamo il racconto del cosiddetto piccolo greco di un impero israelita. Ogni israelita ogni anno doveva recarsi al Tempio di Gerusalemme e pronunciava le parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Cosa sono le parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura? Sono una sintesi della storia di salvezza che Dio operò con il popolo di Israele, che passò a sua volta, lo ricorderemo, per i 40 anni di peregrinazione nel deserto. 40 anni come 40 giorni di Gesù, e c'è una relazione tra quello che visse Israele in questi 40 anni e quello che ha vissuto Gesù. Ora veniamo alle considerazioni attuali per questa prima omelia. Allora, nel canto al Vangelo, l'antifona del versetto ha ripreso un'espressione molto importante usata da Gesù, cioè: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cosa significa questa cosa? Gesù pronuncia questa parola al termine di 40 giorni di digiuno. Attenzione, digiuno, proviamo un attimo a fermarci. Sono tanti 40 giorni di digiuno? Sì o no? Ci avrò avuto un po' di fame nostro Signore? O non era un uomo veramente? Era un uomo per scherzo? Secondo me ci aveva tanta fame. Eppure alla tentazione, e poteva farlo, di che questa pietra diventi pane, risponde: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questo è un grande messaggio quaresimale, questo è una delle cose che ci invita la Chiesa a considerare in questo tempo, e su cui ha portato anche l'attenzione il nostro caro Santo Padre Papa Francesco durante proprio l'omelia del giorno delle ceneri. Di che cosa campo io? Qualcuno è l'orizzonte della mia vita? Di che cosa è fatta la mia vita? Solo orientata a questo mondo, sono preoccupato soltanto della vita di qua giù, che cosa mangerò, che cosa berrò, sono attaccato alle piccole cose di questo mondo che presto o tardi dovrò lasciarle, perché arriverà il momento che dobbiamo partire da questo mondo, oppure ho degli orizzonti più ampi. Papa diceva queste cose con un'intuizione molto bella, no? Mercoledì la Chiesa ci ha messo in testa le ceneri. Cosa sono le ceneri? Le ceneri sono quello che diventeremo dopo la morte, d'accordo? Ma sono anche il simbolo, lui diceva, delle piccole cose di questo mondo. E le cose di questo mondo
Perché sono simbolizzate dalle ceneri? Perché adesso le vampate di fuoco, una cosa che ti sembra tanto bella, una cosa che ti sembra tanto importante, basta un soffio e è già finita. Diventa cenere, non ti resta niente. Invece le cose del cielo, da che cosa sono simboleggiate? Non dalla cenere, ma dal fuoco vivo. Ricordiamo l'episodio di Mosè nel deserto, il roveto ardente, la fiamma inestinguibile che brucia il roveto, simbolo di noi, senza consumarlo, cioè la vita in Dio, l'amore di Dio, la vita di fede, la vita di quella realtà la cui bellezza comincia in questo mondo e prosegue nella vita eterna, non è destinata a finire, ma a trovare un effetto. Come si accede a queste cose più belle della nostra vita? Ecco perché la Quaresima è un tempo di conversione, attraverso la fede. Non di solo pane che rovo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che cos'è la fede? La fede è quella virtù che ci mette in condizione di aprirci a ciò che Dio vuole donarci e a ciò che nutre la propria anima. Perché? Perché il nostro corpo si nutre di pane e di alimenti e la nostra anima di cosa si nutre? Gesù ce ne dice una nelle tentazioni, della parola di Dio. Domanda, io do da mangiare alla mia anima, però la nostra anima mangia, solo che a differenza del nostro corpo, mentre se il nostro corpo se non mangia, qualcuno provi se c'è il coraggio a fare 40 giorni di digiuno nel deserto, come vediamo, se dobbiamo chiamare l'ambulanza, la sua volta all'ospedale, se non mangi per un sacco di tempo, te muori di fame, d'accordo? Stai male. Invece, siccome l'anima è una cosa spirituale, se tu l'anima la fai morire fame, non ti provoca un malessere immediato, ma ti provoca una serie di malesseri, come dire, diffusi, stabili. Quando una persona sta sempre triste, angosciata, depressa, agitata, curva, che non gli piace niente nella vita, stanca, affaticata, guardate che dipende dal fatto che la sua anima sta morendo di fame. Questo è possibile dimostrarlo. Cioè, mentre è facile dimostrare che una persona se non mangia sta male, è più difficile stabilire nessi di causa tra il digiuno della nostra anima e il malessere che ci portiamo dietro. Ma è così. L'anima si nutre, secondo la Sacra Scrittura, di tre cose. La prima è quella che dice Gesù, la parola di Dio. Di cos'altro si nutre la nostra anima? Per esempio, dell'Eucaristia. Cosa dice Gesù quando parla del discorso del pane che dice sul cielo? Se Mosè vi ha dato la manna nel deserto, io vi do il pane che dice sul cielo, il pane che io vi do è la mia carne per la vita del mondo. Quando noi facciamo la comunione non è cibo materiale, è cibo spirituale, anche se è legato ad una cosa simile a quella che noi usiamo per mangiare, e non è un caso che Gesù trasforma nel suo corpo. Cioè, ciò che diventa corpo di Cristo è il pane. Che cosa ti sta dicendo Gesù? Come il pane nutre il tuo corpo, così l'Eucaristia nutre la tua anima. Giusto? Con una piccola differenza però, che se noi mangiamo, sapete tutti quanti che il nostro corpo ci pensa lui ad assimilare il cibo. C'è qualcuno di voi che per esempio quando mangia dice alla propria anima, senti, allora adesso cominciamo a far lavorare prima lo stomaco, poi l'intestino debole, poi l'intestino grasso che deve dirigere i processi di digestione? No, questo il nostro organismo lo fa da solo. Invece per assimilare l'Eucaristia non è così, perché tu fai la comunione, ma dopo bisogna vedere come tratti Gesù, se fai bene il ringraziamento, per esempio, se ti intrattieni in intimo con lui, se lo preghi, se gli fai una buona accoglienza, altrimenti la comunione, che sarebbe un'esplosione di grazia, gli effetti che ti spiega sono molto pochi. E poi c'è una terza cosa, quindi la parola, l'Eucaristia, e poi Gesù in un'altra parte del Vangelo di San Giovanni dice queste parole: volevano dargli da mangiare, lui dice ai discepoli, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Il discepolo dice, ma qualcuno gli avrà preparato qualche importata strana. Erano in Samaria, dice, chi lo sa che è successo? Dice, no, no, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi quanto più faccio quello che Dio vuole, vivo secondo la sua volontà, tanto più la mia anima cresce, si irrobustisce, diventa più bella e si santifica. Quindi quello che la Chiesa ci invita a fare in questo tempo
è proprio questo. Ricordati, c'hai un'anima. L'anima si nutre di Dio, a Dio si accede con la fede. Verifica, ascolti la parola di Dio, cioè non soltanto la Bibbia, formi la tua anima, la tua fede, cerchi di alimentarla, leggi dei bei libri, ascolti delle buone prediche, delle buone catechesi. Sei fedele alla Santa Messa, ti confessi bene e spesso in modo tale che puoi fare la comunione. Quando hai fatto la comunione, sei capace di stare un po' con Gesù a pregarci almeno un pochino, d'accordo? Noi qui, sapete che chi vuole dopo la messa, almeno un pochino preghiamo un po' insieme, no? Sarebbe meglio starci anche un altro pochino, anche personalmente, a parlare un po' con il Signore. E poi nella vita stai camminando secondo quello che Dio vuole, stai facendo crescere la tua anima, ubbidendo la legge, i consigli del Signore, curando la tua santificazione. Ecco, questo è l'itinerario che la Chiesa ci propone da vivere, come sappiamo, attraverso un'intensificazione della nostra vita di preghiera, della nostra vita di elemosina, di carità e anche della nostra vita di penitenza, di digiuno oppure le piccole rinunce che tutti siamo invitati a fare, che dilatino, come dire, comprimano un pochino le esigenze della nostra vita di qua giù e aprono un pochino il cuore e l'anima a respirare desiderio e voglia delle cose che non periscono. Bene, fidiamo alla Madonna questo nostro cammino quaresimale, procuriamo di vivere con lei, perché questo è un tempo di grandi grazie. Quando vive bene la quaresima, grandi sono le benedizioni e le grazie che manda il Signore, e veramente si arriva rinnovati alle feste di Pasqua. Questo è il mio augurio, ovviamente, per ciascuno di voi. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.